cari amici, rischio tsunami su atollo alle Honduras. Tecnicamente gli atolli cosa sono? Per iniziare questo video dobbiamo partire da una base. L'atollo cos'è? L'atollo praticamente nasce da un vulcano in eruzione, un vulcano sottomarino, che con l'eruzione fuoriesce dalle acque, solitamente in zone nell'oceano, nel mare, fuoriesce dalle acque, si crea proprio il vulcano, la montagna vulcano, con l'eruzione. Quando finisce l'eruzione c'è il dilavamento, cioè se non si crea subito su delle piante, non crescono degli alberi, delle palme, degli alberi, della natura, c'è il dilavamento o per la pioggia o per le onde del mare, dell'oceano. Pian piano la montagna scende e ritorna nelle acque dell'oceano e del mare e si inabissa nuovamente. E in base però a quando la natura si crea in questo atollo, così l'atollo resiste, la montagna resiste. Se è una montagna vulcanica, se no se cala poi diventa atollo. L'atollo cos'è? Una striscia di terra, un fazzoletto di terra, un terreno alto normalmente un metro sul livello dell'oceano, possiamo dire così, più o meno, veramente poco. Allora cosa succede? Quando ci sono gli tsunami, le onde anomale, perché praticamente non si è inabissato perché all'ultimo momento è cresciuta della natura, delle palme, della natura, che ha fatto in modo che anche quell'ultima parte di terreno non venisse presa dalle acque, non venisse spacciata via. Però, naturalmente, quindi gli atolli non sempre possono essere abitati, proprio per questo fatto che è zona sismica, se no non ci sarebbe stato il vulcano, è zona sismica, e quando ci sono gli tsunami, le onde anomale per i terremoti, nel caso di, questi atolli vengono sommersi dalle acque per un certo periodo. Per questo motivo non possono essere abitati. Non sono zone abitabili, come ve lo devo dire. E poi una trasmissione avevano sempre sulle isole queste montagne, queste colline, queste montagne su cui potevano salire, e quindi il problema non sussisteva. Se c'era un terremoto, se c'era uno tsunami, un'onda anomala, salivano sulle colline, molto semplice. E così il problema trovava la soluzione in queste colline per salire. Adesso questa trasmissione è dovere fare questo mio video, non perché, ma per dovere. Allora, praticamente hanno messo le persone su un atollo che si può stare solo momentaneamente. Non sono atolli abitabili. Oggi è esattamente giovedì 3 giugno 2021, da Gennaro Gelmini, ma questo video è un video importante, non è una cosa così. Allora cosa succede? Che poi tutti i video sono belli per l'arte, però questo non è un video artistico, ok? Allora, chi vuole intendere intenda, come si dice. Certe persone non possono stare lì in una trasmissione. Devono non essere lì. Non possono stare su un atollo alle Honduras in mezzo all'oceano come ho descritto, perché l'atollo viene sommerso. Facciamo un esempio banale. C'è un terremoto il lunedì mattina. Il lunedì mattina c'è un terremoto. Le persone non sanno dove andare,
e le onde sommergono. Allora, qua poi siamo appunto oggi 3 giugno 2021, da Gennaro Gelmini, siamo qua sul Lago Maggiore, perché è un video un po' così, non sono questi video studiati. Allora ho preso e sono venuto. Però le spiagge sono adatte perché è così. Vi do l'esempio. Allora, tecnicamente, pensate all'atollo, pensate a quello che vi ho detto, non è una cosa... sarebbero da spostare quelle persone, sarebbero da spostare, assolutamente. Gennaro Gelmini è il 3 giugno 2021. Guardate l'esempio. Allora, bene lì che c'è la barca che draga il fondale, così tiene pulito, tiene libero il fondale, e così se ci fa un po' di rumore almeno però ci ha permesso di urlare un po' di più senza che nessuno delle ville qua intorno potesse avere da dire, perché sentendo quel rumore lì dopo va bene anche se urliamo. E guardate qua, questo è un esempio di ciò che già succede sul Lago Maggiore, come può succedere ovunque. Allora, la differenza, per esempio, se succede un'alta marea qui, uno tsunami, un'onda anomala per qualcosa, anche se non è zona sismica, però qua gli atolli sono zona sismica, perché di solito appunto vengono assolutamente, che bell'uccellino, formati dai vulcani. Cari amici, abbiamo concluso, chi vuol capire capisca. Gli atolli dove possono avvenire terremoti, atolli formati dai vulcani, dove possono avvenire terremoti. Anche il lunedì mattina, all'improvviso, tutti belli sereni. Cioè, allora, rischio cosa vuol dire? Una spera di no. Ah, Gennaro, ma devi sperare sempre di no. Ma Gennaro spera sempre di no. Gennaro spera sempre di no. Però, purtroppo, come diceva qualcun altro di una tale trasmissione, lui non credeva alle profezie, guardate qua com'è, lui non credeva alle profezie, ma credeva nell'abilità dell'uomo a realizzare queste profezie, perché ci andava proprio incontro. E si spiega come? Si spiega in una questione semplice, purtroppo, nel fatto che una volta avere le colline, le isole con le colline, bene, ci andiamo a rifugiare. L'isola senza collina non c'è possibilità di rifugio. Guardate la collina, come ve lo devo spiegare? Capite, cari amici, qua abbiamo i monti, non è zona sismica, uno va su e vi andare. Se la spiaggia viene inondata, come qua può capitare, ma se non c'è la possibilità di andare via, lo vedete, lo capite, avete capito l'esempio? Un tronco così, purtroppo è così, fattori tecnici fanno mettere le persone lì, perché forse c'è un'altra trasmissione che sta occupando l'isola in quel momento. Allora sull'altra isola, l'atollo, stiamo parlando comunque di cose, perché certe parole, i nomi delle trasmissioni neanche si possono dire, perché arrivano non puoi, però le isole le abbiamo anche noi, le isole si può dire. Le isole le abbiamo anche qua sul Lago Maggiore, anche se questa zona è la spiaggia del Fortino, un po' coperta su di là, ma comunque sempre fantastico. Venire qua, questo è il mio mondo, cari amici. Ma guardate, vedete, di là era bello, però noi... Ma è sempre bello, no? Ma badate al sodo, cari amici.
la vita, l'universo è un tutt'uno, l'universo è amore, però questo amore non può essere contenuto. Ecco che questo amore si allarga in tutto l'universo. E oggi siamo già al 4 giugno 2021. Alcune ispezioni sono del 3 giugno 2021, giovedì, e oggi venerdì 4 giugno 2021. Sto già montando il video. È importante. Eventualmente sarà pubblicato domani, al 5 giugno 2021. 3-4 giugno 2021, Gennaro Gelmini, Lago Maggiore, rischio tsunami su atollo alle Honduras. E il panorama finale. Cari amici, io mi sento di dover dire certe cose. Panorama finale. È tornato il sole. Lì guardate l'Aveno sul Lago Maggiore. Lì fanno un po' di attività. Anche le occhette fanno un po' di attività. E qui tutto il Lago Maggiore con l'Aveno, dove ho abitato per 4 anni. Ho abitato in questo paese per 4 anni. Ciao cari amici!